Nel piano PV si può dare un'interpretazione grafica del lavoro compiuto o subito da un gas. Nel caso della trasformazione isobara, l'interpretazione grafica è la più semplice di tutte, perché nel piano PV una trasformazione isobara è rappresentata da un segmento orizzontale, perché il valore della pressione non cambia. Qua, per esempio, la pressione rimane sempre uguale a 100 kPa, e delta V può essere sia una espansione da A a B, oppure possiamo anche considerare una compressione da B ad A. Abbiamo appena visto che il lavoro compiuto o subito dal gas in una isobara si calcola P per delta V. Ma allora P per delta V è l'area di questo rettangolo sotto la trasformazione isobara. Infatti è il prodotto base per altezza, P è l'altezza e delta V è la base. Ora immaginiamo una trasformazione qualsiasi, sempre quasi statica, che però non è una isobara, per esempio questa. Allora noi possiamo immaginarla come costituita di tantissime piccolissime e brevissime isobare, e il lavoro compiuto dal gas in ognuno di questi piccoli tratti orizzontali è dato dall'area di questa fettina, cioè di questo rettangolino che ha per altezza la pressione che ha il gas in quel momento, una pressione che dopo però cambierà, può diminuire, può aumentare, e la base di questo rettangolino è una variazione infinitesima di volume, quindi dV. Perciò dobbiamo immaginare il gas che fa un'espansione infinitamente breve a una certa pressione, poi un attimo dopo fa un'altra espansione infinitamente breve, per esempio con una pressione appena maggiore, e così via fino ad arrivare allo stato finale B. Alla fine la somma di tutti questi lavori infinitesimali ci darà comunque l'area sotto la curva. Quindi anche per trasformazioni non isobare il lavoro ha la stessa interpretazione grafica, è rappresentato dall'area sotto la trasformazione nel piano PV. E questo perché ogni trasformazione, purché quasi statica, cioè rappresentabile con tratto continuo, è formata da infiniti puntini, quindi infiniti stati di equilibrio, ogni trasformazione quasi statica può essere immaginata come una successione di tante brevissime isobare a pressioni diverse. Abbiamo quindi che il lavoro termodinamico compiuto o anche subito dal sistema, dal gas, durante una trasformazione quasi statica qualsiasi è data dall'area della parte di piano PV contenuta tra l'asse dei volumi, cioè l'asse orizzontale, e il grafico della trasformazione. Se fosse una trasformazione da B ad A, quindi una compressione, dovremmo calcolare l'area e metterci davanti il segno meno, perché si tratta di un lavoro resistente compiuto dal gas, quindi un lavoro negativo.